Bella lì. Eccoci, ben ritornati a Bella lì. Oggi parliamo di Ambrogini d'oro, parliamo di stranieri che rubano il lavoro, parliamo di stranieri che invadono gli spazi di questa Italia, ma non solo, ma di questo mondo. Quindi oggi abbiamo ospite speciale Manuel Ferreira. Ma Perfetto. perché io questi nomi stranieri faccio fatica davvero a pronunciare, Adesso e poi ti rivedo. abbiamo Aliou Diop, no, Ali Diop, scherzo. E quindi oggi di cosa parliamo? Ve l'ho già anticipato. Parliamo di Ambrogino, ma perché voi stranieri, oltre a rubare il lavoro e le donne, rubate anche gli Ambrogini Oltre d'oro a all'Ambrogino. Milano e ai milanesi? La storia della colonizzazione che inizia così. Noi, vabbè, in realtà io sono argentino e come argentino si fa il razzismo all'incontrario, no? Quando uno è argentino e arriva in Italia tutti ti dicono bellissimo, no? Mentre altre magari cittadinanze, come potete sapere, destano, capito, dei sospetti molto più come luoghi comuni, no? Per esempio essere albanese è un dramma storico, tu devi dimostrare di non essere, capito, nella carta che non sei un ladro, che ne so, essere africano devi dimostrare che appartieni a un paese e non a una categoria. Essere argentino è come avere un jolly, no? Perché nella fantasia degli italiani noi argentini siamo mitici. Tipo, già per esempio, abbiamo avuto l'ultimo arrivato nel Pantheon della gloria argentina, che è il Papa Francesco. Quindi da quando abbiamo il Papa, l'Ambrogino d'oro è niente nel confronto. Però tu mi hai presentato quasi come un No, no, infatti, no, vorrei vedere anche le immagini, Va perché bene, va bene. nell'Ambrogino d'oro, Sì. vicino a te, ho visto dei personaggi importanti che sognano i milanesi, con Certo. cui i milanesi davvero vorrebbero parlare e avvicinarsi, oltre a rubare il lavoro e l'Ambrogino, e con chi eri in queste immagini. Allora, l'Ambrogino d'oro, al di là dello scherzo, noi siamo una compagnia teatrale e lavoriamo da 20 anni portando il teatro fuori dai teatri, quindi è stato un momento davvero molto emozionante perché comunque non è un premio del teatro, ma è un premio della città, dei cittadini. Quindi ero lì con i miei figli dopo 20 anni di teatro e mi sono seduto stressato come tutti, non sono arrivato alla cerimonia così e quando ci hanno chiamato un po' la lacrima cioè, stava per uscire, mi sono contenuto e mi sono girato verso il pubblico, ho salutato tutti, hanno applaudito tutti. Era stato molto davvero emozionante, i miei figli erano un po' stupiti, no? Avere allora bambini che crescono, che sono italiani, loro e vedono un papà che ha una storia, che viene da un altro paese, però vedere che la città stessa comunque ti riconosce. Va detta, se no parliamo sempre, come dire, delle difficoltà, parliamo che è stata per noi una bella sorpresa. Lì nella foto ci sono le mie socie, che sono Elena Lolli e Annabella Di Costanzo, e poi c'era insieme al sindaco Sala, che devo dire che è stato un sindaco che è arrivato con difficoltà perché c'è stata una grande Certo. discussione e si sta rivelando, dal mio punto di vista, una persona molto, molto corretta che porta un livello di correttezza. E in più c'era tutto il consiglio comunale che conosciamo benissimo perché per fare ogni progetto passiamo. So Ecco, difatti ne approfitto di questo, visto che hai nominato il Consiglio Comunale e sì. voi siete una compagnia teatrale chiamato Almarosè. Almarosè. Perché Almarosè? Almarosè è il nome della direttrice dell'unica orchestra femminile nei campi di concentramenti ed era la nipote di Gustav Mahler, no? Nel 1996 le mie socie hanno fatto questo spettacolo che si chiamava Almarosè, che racconta la vita di questa persona all'interno del campo di concentramento. Hanno vinto un premio a sorpresa, sempre parliamo di premi, che è il premio Scenario, che è un premio che davvero ancora esiste e aiuta tantissimo la produzione, soprattutto fa emergere le compagnie giovani. A quel tempo eravamo giovani anche noi, e da lì è rimasto Le Almarosè. Poi nel 2000 sono arrivato io e Le Almarosè, sai, era un po' difficile da accettare, allora con un po' di Ti sei sforzo, truccato. no, sai che noi argentini occupiamo tutto lo spazio, con un po' di sforzo ci siamo fatti chiamare gli Almarosè e da lì tante persone pensano che sia Almarosè, che sia Anima Latina o Anima Rosa, pensano che siamo una compagnia, come dire, non so, che lavoriamo sui diritti sessuali, cioè, invece no, Almarosè è proprio il nome della direttrice dell'orchestra Però femminile. sento parlare di diritti, mi rendo conto che, almeno quello che ho letto nel tuo curriculum, sento che voi lavorate molto su tipo una delle vostre produzioni che si chiama Fabricas, che Sì. parla di laboratori,
vedo anche la difficoltà che oggi viviamo in Europa e dove le fabbriche stanno chiudendo. Mi piacerebbe, giusto per iniziare, magari mandiamo il video di Fabricas. Va bene. E poi iniziamo a commentarlo, poi magari parliamo anche di Alma Rosé e di Manuel in quanto attore, non solo argentino, straniero, e quale difficoltà incontri in questo paese. Va bene. Quindi io manderei il video Fabricas. La storia delle persone ruota sempre intorno al lavoro. E per il lavoro che mio padre arrivò in Argentina nel 1959 su una grande nave piena di immigrati galiziani che veniva dalla Spagna. A Buenos Aires incontrò mia madre, un'altra galiziana che anche lei a solo 16 anni era venuta a farsi l'America. Si sono sposati, tanti lavori, tanti sogni. Io credo che Fabricas lavori all'interno proprio dell'animo dello spettatore, perché va a toccare un punto, una corda molto delicata, che è quella del lavoro, su cui poggia l'identità delle persone. Il barbiere, dove venivo mandato un giorno sì, un giorno no, a tagliarmi i capelli, i tipi della ferramenta, le signore della tintoria e gli operai della tipografia di fronte, la tipografia Gallianone, tra cui c'era il signor Fernando, a cui mancavano tre dita della mano, tranciati da uno dei macchinari. Le fabbriche recuperate erano un tema che già toccavamo in qualche maniera in Gente come uno 7 anni fa, perché erano iniziati da lì. A me quella mano mi è rimasta impressa per tutta la vita. Così quando mio padre, per obbligarmi a studiare, mi voleva minacciare, mi diceva: lo sai cosa farebbe bene a te? Andare a lavorare in fabbrica. E non aveva bisogno di dirlo due volte, perché a me veniva in mente la mano del signor Fernando. Il nostro tentativo è raccontare delle fabbriche sì recuperate come fenomeno, ma per parlare dell'Italia. Questi luoghi che sembrano un po' dei luoghi dell'abbandono, in realtà poi sono luoghi dove c'è un grande fermento di idee, di visioni, che non sono, che non nascono, che non hanno nessuna matrice politica né ideologica, e che nascono unicamente dalla volontà di chi ha scelto di difendere la propria dignità. Gustavo Ojeda è il capo della toma e mi invita a entrare, ma quando entriamo si sente un rumore assordante che quasi non ci lascia parlare. Sembra un museo dell'abbandono, ma che funziona. Lui mi racconta subito che era una situazione di molta incertezza. Mi dice: sì, sai, era un anno che quasi non ci pagavano lo stipendio. Poi arriva il padrone e ci dice: sì, sì, non vi preoccupate, bisogna tirare avanti e salvare l'azienda. Però venivano con un camion e si portavano via una macchina. Va tutto bene, non vi preoccupate, continuate a lavorare. E poi arrivava un altro camion e si portavano via un'altra macchina. E un'altra macchina. No, 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 va tutto bene, continuate a lavorare. Un'altra macchina, no, qui non va niente bene. Molti si chiedono se questo fenomeno, se questo esperimento si possa considerare oggi un modello. In realtà questo non lo si può dire finché questo non avviene. Quindi queste persone hanno continuato a portare avanti quello che volevano realizzare. E alla fine però, insomma, 15.000 lavoratori oggi in Argentina, occupando le fabbriche, non hanno perso il loro posto di lavoro, ma se lo sono ricreato. Ernesto apre il portone della fabbrica, entra, e il poliziotto dentro con lui. Salgono al primo piano, al secondo piano, il poliziotto scivola, Ernesto dai nervi incomincia a ridere, il poliziotto lo prende, lo mette in un angolo e incomincia a colpirlo. Ernesto le dice: ma perché? Perché state facendo tutto questo? Il poliziotto, senza interrompersi, le dice: noi stiamo facendo il nostro lavoro, ma è quello che vogliamo fare anche noi vogliamo fare il nostro lavoro. Suona la sirena. Ci ritroviamo fenomeni di fabbriche italiane che incominciano ad andare verso una quasi occupazione o un quasi presidio, cioè cose incredibili in Italia, oppure ti ritrovi con tutto un fenomeno di migrazione delle fabbriche che creano un problema nella comunità. Però la domanda che noi poniamo all'Italia è proprio questo: se dobbiamo aspettare di arrivare al peggio per poter riuscire a trasformare qualcosa. Penso a tutte le fabbriche qui in Italia che vanno via, in Cina, in Romania, a quelle dismesse, a quelle abbandonate, a quelle che chiudono, a quelle che stanno per chiudere, a quelle trasformate in luoghi della moda
o musei, oppure a quelle guardate con la nostalgia del passato e che ci piace ricordare soltanto il primo maggio. E poi penso agli operai, di cui si parla solo quando vengono licenziati o quando muoiono nei cantieri, dentro i capannoni. A cosa si prova quando un lavoro non ce l'hai più e ti manca la terra sotto i piedi, ma pensi che devi farcela lo stesso? Bella lì, che dire, è davvero è commovente sentire questo spettacolo, sentire le parole di questo spettacolo e pensare oggi cosa stiamo vivendo in Italia, cosa stiamo vivendo nel mondo. Ma Manuel, prima di andare avanti con te vorrei fare una domanda al nostro ospite Aliu. Quando, Aliu, quando ti si dice Argentina, cosa ti viene in mente? Diego Armando Maradona, Messi, eccetera, eccetera. E no, vabbè, le solite cose, no? Sai, quando tutti noi abbiamo, non so, dei cliché rispetto a un paese piuttosto che un altro, no? Per cui Argentina per me, oltre il calcio, che è vero, il tango piuttosto che altre cose di questo tipo. Però mi viene anche in mente immigrazione italiana, perché comunque lo sappiamo, ricordiamolo, che comunque c'è stata una grandissima migrazione di possiamo chiamarlo anche così, di italiani verso l'Argentina. Quindi io, quando sono arrivato in Italia, dopo un po' di tempo che ho cominciato a scoprire la storia dell'Italia, e quando ho sentito questa storia sono rimasto, insomma, mi ha colpito, mi ha molto sorpreso, no? Questa immigrazione degli italiani verso l'Argentina, e quindi insomma rimane comunque una cosa che appena mi dici Argentina penso ci sono tanti italiani. Bella lì. Infatti in Argentina gli italiani sono il 50 o più della popolazione, o italiani o di origine italiana. Quindi adesso sta superandosi perché si è fermata, però le origini rimangono il popolo più grande che ha popolato l'Argentina. Quindi quando a me mi dicono Italia per gli italiani, dico sì sì, parliamone veramente, cioè parliamone con l'Italia. A questo punto magari la prossima puntata con te invitiamo Salvini e cerchiamo di capire con lui questo numero, diciamo il 50% o questo numero così alto di cui ci parli dei italiani in Argentina. Poi senza essere lì a continuare sulla parola invasione, ma perché non è il nostro obiettivo oggi è davvero è quello di far capire. Sì, per esempio questo spettacolo Fabricas inizia proprio con la storia dei miei genitori che sono immigrati galiziani dalla Spagna. Mia madre parte a 16 anni perché perde tutta la sua famiglia con la guerra civile, mio padre parte a 18 anni dopo aver lavorato in una miniera con un polmone distrutto, lo salvano in Argentina quando arriva perché è un'Argentina spingente, ma gli immigrati facevano il viaggio della fortuna in altri termini e andavano a lavorare là. La cosa incredibile è la perdita della memoria non folcloristica, nostalgica. La cosa incredibile è viverlo, che passano gli anni e tu lo vivi nel tuo corpo. Non sei più un ragazzino, sono 50 anni e quando io torno in Argentina, no, e vedo mia madre che era una donna delle pulizie, insomma, faceva la cameriera, mio papà, adesso sono diventati loro dei signori, tutti trovano fantastico che loro siano spagnoli, ma prima erano trattati, io mi vergognavo per esempio che i miei genitori parlassero spagnolo quando andavo a scuola, con l'accento spagnolo, no? Perché, eh sì, perché i bambini, come dico sempre, i bambini non vogliono essere diversi. Sì, quando io vado a scuola, le maestre tutte mi dicono, ah che bello, c'è il signore che è argentino, e puntano sulla povera ragazzina che tenta ad ogni modo di essere uguale agli altri, e le dicono, vieni Isabel, parla col signore, e la ragazzina mi guarda terrorizzata, al che io la calmo e le dico, non lo farò mai, tranquillizzati. Dopo, quando siamo nella pausa, io mi avvicino alla bambina Isabella e le dico, adesso possiamo parlare qualcosa. Per un bambino vuole essere uguale. E la storia dell'umanità è questo giro qua. Evidentemente non lo vogliamo comprendere. In questo momento tutti siamo spaventati di che cosa accadrà nel nostro futuro, ma sicuramente la strada di dire questo è mio, questo è tuo, ci porta malissimo, malissimo. Quindi noi l'abbiamo già vissuto
Speriamo di non dover riviverlo. Speriamo. Allora, io ti faccio la stessa domanda più o meno che ho fatto a Liu. Quando ti si dice Argentina, cosa ti viene in mente? Quando mi si dice Argentina, mi viene in mente la mia casa, il mio paese, e tutto, il mio grande amore. Insomma, io sono sempre collegato alla mia terra, anche se mi sento estremamente italiano, perché dopo sto facendo già il giro, quasi più anni che vivo qua che di là. È un paese che vive tra la genialità e l'omertà. Io penso che questo sia per me l'Argentina, un paese che mi fa amarlo e mi fa arrabbiare tantissimo. Perché ti fa arrabbiare? Mi fa arrabbiare perché ha delle possibilità di vivere al massimo, però accetta, o ha accettato, adesso le cose sono cambiate, però crimini come 30.000 desaparecidos. Cioè, non dobbiamo dimenticare, gli argentini non siamo eroi di nulla. Crisi economiche che devastano la popolazione, ma allo stesso tempo meravigliosi progetti, un'arte dirompente, un'accoglienza. Cioè, una qualità di persone altissima, ma allo stesso tempo un livello di corruzione altissimo. Questo mi fa arrabbiare. Mi fa arrabbiare che non si possa vivere più semplicemente. Allora, visto che parli di corruzione, visto che parli di genialità, ti faccio un'altra domanda. Quando ti si dice l'Italia? Quando si mi dice l'Italia, mi si dice l'altra metà di me stesso, nel senso che è un paese che amo tantissimo e mi fa arrabbiare. Ma perché ridi? Perché mi fa arrabbiare per gli stessi motivi, no? Perché io penso che sia davvero un paese straordinario. No, quando l'italiano mi dice noi siamo i peggiori, dico no, leviamoci questo cliché. Non siamo né peggiori né migliori di nessuno, non c'è una gara a vedere se siamo meglio dei tedeschi, ma peggio dei francesi, chi se ne frega? Cioè, la cosa importante è quello che abbiamo, a volte la gente non lo vede, i miei figli crescono qui e crescono in un quartiere meraviglioso di Milano dove giocano calcio in una piazzettina del centro di Milano e non c'è pericolo. E questo non si può fare in tutte le città del mondo. E gli italiani si lamentano di tutto quello che non c'è, almeno il milanese. Allora dico, non lamentiamoci di quello che non c'è, tanto lottiamo per migliorare, questo sai, certo. Sai che... E l'Italia è questa cosa qua, siamo latini... E siamo sempre, come dire, viviamo al massimo delle espressioni artistiche o di bellezza e al massimo della protesta. Ti faccio un'altra domanda. Cosa ti piace dell'Italia? Dell'Italia mi piace la bellezza, mi piace il buon gusto, mi piace sentirmi a casa, perché in parte c'è qualcosa di latino che mi fa sentire, come dire, non mi sento così fuori, no? Non mi sento in un paese totalmente diverso. E mi piace un po' un minimo di disordine, a me il troppo ordine mi fa paura, no? Quando vado in altri paesi... Stai dicendo che l'Argentina è più ordinato del... No, l'Argentina deve moltiplicare per 1000 i problemi dell'Italia, come se fosse un'Italia, come sliding doors. L'Argentina è andata di là e devi moltiplicare per 1000. Se qua c'è corruzione, moltiplica per 1 milione là. Se qua c'è disordine, moltiplica per 1 milione. Se qua c'è genialità, moltiplica per 1 milione, capito, no? Cioè, la cosa incredibile è che siamo 40 milioni di persone in un territorio 9 volte più grande dell'Italia. 9 volte, 40, l'Italia sono 60 milioni. Cioè, eppure, capito, genera una quantità di calciatori, di artisti. Quindi un posto strano nel pianeta, nel fondo del pianeta, è un posto sicuramente strano. E quindi sì, per questo penso. Benissimo, faccio la stessa domanda a Liu allora a questo punto, poi te ne faccio un altro. Vai. Così... Va bene, va bene, c'è la gara. Cosa ti piace dall'Italia, Liu? A parte il chinotto. No, questo si chiama spot, quindi no, questo non lo possiamo dire. Va bene. Quindi cibo, ovviamente, però diciamo una cosa che mi piace di più è l'ironia, no? Le battute, la simpatia. Questo trovo che non lo trovi da tutte le parti del mondo. Per cui insomma ogni cosa che dici c'è la battuta pronta, l'ironia. E questa è la cosa che mi piace di più dell'Italia. Bella lì. Invece la musica che ti piace dall'Argentina? La musica che mi piace dell'Argentina è il tango, sicuramente mi piace tantissimo. E lo devo dirti che l'ho riscoperto molto qui, perché il tango era stato bandito quando io vivevo là, c'era la dittatura militare e incredibilmente, invece di potenziare quello che erano le sue radici, era bandito. Perché non si sa. Vabbè, io non ho mai compreso perché.
Il tango devo dire che l'ho rincontrato vivendo in Italia e poi mi piace molto la fusione che c'è tra la musica, come dire, tra il tango e la musica moderna, contemporanea, argentina, è molto bella, quindi ci sono grandi esperimenti, vabbè, Astor Piazzolla è stato... Quindi oltre al tango c'è altra... Sì, c'è un sacco di musica di rock, ci sono tantissimi cantautori, adesso canto, negli ultimi spettacoli canto. Ah, adesso canti? No, oggi non canterò, però se volete posso cantare tutta la sera, no, però canto, mi sono incontrato a cantare negli ultimi spettacoli e canto in lingua madre e quindi canto solo le canzoni della mia infanzia che non sono solo argentine perché il Sud America c'ha in comune una lingua e quindi non possiamo parlare della nostra musica come una cosa locale di paese perché Mercedes Sosa per esempio è una cantante argentina e una cantante sudamericana, io penso che attribuirla a un paese un po' piccolo, no? O Violeta Parra che è cilena ha scritto le canzoni che avrei scritto io, Victor Jara che è stato un altro scrittore meraviglioso e poi c'è una parte moderna, contemporanea di meravigliosi cantanti come per esempio il favoloso Cadillac che canto una canzone adesso loro negli spettacoli che si chiama Matador, molto bella, insomma. Bella, quindi ho scoperto anch'io, l'ho riscoperto. Cioè, dall'Italia hai riscoperto... Sì, perché guardi l'Argentina come se la guardassi da lontano, no? E quando vado in Argentina io sono italiano, tutti mi conoscono italiano, e quando sono qua tutti mi conoscono in Argentina, quindi è un dramma. Non sei né carne né pesce, non sei né di qua e né di là. Infatti io volevo chiedere anche a Liu, visto che... spesse volte l'Italia diciamo crea questa fortuna, no? di scoprire anche altri i paesi in il fatto di essere in Italia. La domanda su Aliu è cosa, cioè prima ti ho fatto la domanda su bla bla, dico così, sulla musica argentina, oltre al tango, cosa ne sapevi? Oddio, niente, non so niente, ma neanche il tango in realtà è una realtà che ho scoperto da poco perché stranamente io ho un amico senegalese che è un insegnante di tango, forse l'unico africano che balla il tango. No, ti sorprenderesti sicuramente. Quindi io tanto. Diciamo tramite lui mi sono anche avvicinato al tango un pochino, però diciamo nella musica argentina non so assolutamente nulla. Bella lì. Allora, visto che parliamo di scoperta, di conoscenza, visto anche che parliamo di questo mondo è così globalizzato, ma nonostante ciò non lo vogliamo accettare, io chiederei alla regia di mandare l'ultimo video di Manuel, che è un po', diciamo, abbastanza attuale, se possiamo dire, sì, che sì. Ci racconta questo mondo. Va bene. Studenti di 300 università del mondo. Non c'è lavoro per nessuno, figurarsi per noi giovani, stranieri, pure male. Le storie che noi andiamo a raccontare in questo spettacolo non sono storie che generalmente sono conosciute, insomma, anche perché il teatro ha la possibilità di raccontare quello che succede nell'intimo della persona. Io non sono italiana, io sono peruviana. E ogni volta mi tocca andare a rinnovare il permesso di soggiorno che ti dico, è un'avventura, eh. Il mancato riconoscimento di una cittadinanza per una persona così significa intimamente? Cosa significa negargli di essere cittadino italiano quando è nato, vissuto, cresciuto, ama l'Italia ed è italiano di fatto, no? Io non sapevo di essere così arrabbiata. Io sono questo. Io sono un'italiana. Tantissime volte sono stato invitato come straniero a parlare di temi politici, sociali. E allora lì la domanda era perché come straniero, no? Perché? Che senso ha chiedere a una persona che da 20 anni vive in una città che partecipa? Ancora, a me queste etichette di straniere mi stavano un po' pesanti. L'odio finiremo sopra un monte la forte. Come
diciamo, nello spettacolo è un po' come fare un viaggio continuo, non sei mai arrivato, i cambiamenti sono talmente tanti che c'è sempre bisogno di fermarsi, ed è quello che noi vorremmo fare con questo spettacolo, di capire che cosa ci sta intorno. Mi piacciono le ragazze, ma non lo sapeva nessuno, meglio tenerlo dentro la scorza dura, perché poi vai nelle feste della tua comunità, primo anno, Medin, quando è che ci presenti il tuo ragazzo? Secondo anno, Medin, quando è che metti la testa a posto e metti su famiglia? Oh, la pelle non è un problema, basta non essere troppo sensibile. Bisogna andare a conoscere per capire le cose. E quindi, secondo me, conoscere le cose attraverso le storie delle persone credo che sia la maniera più semplice, più diretta e anche più efficace. Ma che fortuna, ma che fortuna, ma che fortuna vivere qua, per un'Italia di civiltà, per cittadini di qualità, di qualità, di qualità, di qualità. Bene, dottore. Grazie. Dopo, grazie davvero di questo dono, di questo bel regalo, di questo bel racconto. Io immagino che facendo questo lavoro si fatica molto, soprattutto quando si parla di integrazione. Poi mi ricordo una volta che tu parlavi di questo sballottamento da una parte e l'altro, sì. E visto che parliamo di interazione e di integrazione, quale fatica trovi a fare questo lavoro? Allora, sicuramente la prima cosa... Io sono privilegiato, diciamolo così. Sono perché privilegiato. No, esatto. No, sono privilegiato perché ho il privilegio di, attraverso questo lavoro, incontrare le storie. Così come abbiamo incontrato i lavoratori in Argentina, abbiamo fatto Fabricas, siamo andati a intervistare persone, le mal chiamate, cosiddette seconde generazioni, no? Vedo la campagna, lei l'Italia, sono anch'io. E con la domanda che premeva era, come dire, basta con questa etichetta davvero di pensare che lo straniero prova diverse sensazioni di un cittadino italiano. La domanda da porsi è, ma ne vale la pena essere cittadini per tutti? No, perché se no sembra che il problema sia possedere il passaporto e tutto va benissimo dopo, il resto non è vero questa cosa qua. Quindi i problemi sono i problemi di tutti. È chiaro che le persone che vengono da fuori vengono con una fragilità enorme, no? E questo è successo per esempio a noi, a tutti noi, come dire, che siamo arrivati da altri paesi. A me è successo addirittura con la mia famiglia che è andata di là, quindi questo vedere le cose. Problemi dell'integrazione, credo che bisogna lavorare molto bene sui messaggi che mandiamo alle persone e levarsi l'etichetta sia del folclorismo ma anche a volte del buonismo che c'è dietro. Adesso c'è un momento dove c'è questa emergenza di accogliere persone da tutto il mondo perché le guerre stanno devastando soprattutto il Mediterraneo. Allora bisogna dare gli strumenti alle persone per capire che questo è un dovere ma anche un'occasione e non che deve essere fatto perché sì, perché se no qualcuno ti senti dire ma perché loro e noi no, e siamo a questo livello di informazione. Allora bisogna rompere questa catena, bisogna trovare la forza per capire che o il mondo cambia in meglio o se alziamo i muri vengono arrampicati, i muri non resistono. E quindi questo credo che sia il primo problema da affrontare con questi spettacoli, ma con tutto, per noi artisti, con la responsabilità di non raccontare un mondo folcloristico dove noi stranieri siamo delle figurine. No, siamo delle persone, abbiamo delle storie da dire e ne deve valer la pena. Grazie. Prego. Aliu? Ma niente, giusto per... per non rubare troppo tempo, secondo me cioè, qui abbiamo Manuel che è l'esempio, che possiamo dire un esempio tipico milanese, no? Perché oggi come oggi quando diciamo chi sono i milanesi di oggi sono anche Manuel, sono anch'io, certo, no? Per dire, certo, no? Certo. E questo dobbiamo accettarlo, perché non si può pensare una persona vive in 25 anni, vive per 25 anni in un paese e viene chiamato ancora straniero, no? Per cui insomma bisogna anche cambiare questo modo anche di pensare lo straniero, per cui insomma voilà. Grazie a tutti, per oggi possiamo dire abbiamo terminato. Ringraziamo Manuel Ferreira. Grazie a voi.
Alma Rosé e Ali Diop sono ugual andem. Quindi cosa dire? Bella lì e alla prossima.